ben trovati a questo nuovo appuntamento con la letteratura americana e oggi avremo il piacere di conoscere meglio la poetessa americana vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2020, Louise Glick. Di lei sappiamo poco in Italia. Nasce a New York nel 1943 da una famiglia di immigrati ebrei ungheresi, ma trascorre la sua infanzia a Long Island. Nel corso della sua carriera ha pubblicato ben 12 antologie di poesie. Ha vinto il Pulitzer nel 1993 per la poesia, ha avuto numerosi riconoscimenti, nel 2014 anche il National Book Award per la poesia e infine arriva il Nobel. Arriva il Nobel, leggo, per la sua inconfondibile voce poetica che con altera bellezza rende universale l'esistenza individuale. In Italia questa poetessa è poco conosciuta, ma noi oggi avremo l'onore di parlarne con colui il quale ha tradotto le sue poesie nel nostro paese, ovvero il professor Massimo Bacigalupo, al quale diamo subito il benvenuto. Buongiorno professore. Buongiorno. Buongiorno Sara. Buongiorno. Dunque, il professore, per chi non lo conoscesse, è emerito di letteratura americana presso l'Università di Genova, è vicepresidente dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere. Si è laureato alla Sapienza con il professor Agostino Lombardo, un nome molto noto anche qui al Centro Studi Americani e nel mondo degli studi americani in genere. Ha ottenuto il dottorato presso Columbia University, ha insegnato più riprese al Barnard College, pubblica numerosi volumi nel corso della sua carriera su Ezra Pound, su antologie di letteratura americana e inglese, saggi apparsi su riviste e atti di convegni. Il professore vanta inoltre una lunga serie di traduzioni in questi giorni, molti la staranno intervistando appunto per la poetessa vincitrice del Nobel, ma il professore, leggo perché la lista è veramente lunga, si è occupato di traduzioni di Shakespeare, Coleridge, Dickinson, Melville, Stevens, Pound, Eliot, Fitzgerald e infine Louise Glick. Dunque, è promotore di numerose iniziative culturali, tra l'altro molto interessanti, è stato presidente AISNA dal 2001 al 2004 ed è stato, per quanto possibile, un assiduo frequentatore del centro, sia da studente che poi da studioso e docente. Dunque, tornando alla nostra poetessa, professore, siccome diciamo sembra essere una figura di spicco nel panorama letterario americano, ma è poco conosciuta in Italia, finché due piccole case editrici decidono di pubblicarla in due traduzioni, entrambe sue, e queste case editrici sono una è Giano, che non esiste più, e l'altra è Dante e Descartes. Lei ha avuto l'opportunità di tradurla, quindi le chiediamo, professore, chi è Louise Glick e se ci vuole parlare un po' del suo percorso letterario, come arriva a vincere il Nobel? Non è sempre complesso parlare di uno scrittore vivente, ancora in attività, anche se la Glick ha l'attivo appunto 12 raccolte di poesie. È stata, no, molto, come lei ha ricordato, ha avuto sempre molti riconoscimenti, insomma, una figura di primo piano nel mondo americano. Come qualcuno ha detto, in fondo è una prima inter pares, perché ci sono anche altri poeti oggi attivi in America che hanno avuto altrettanti riconoscimenti. Io in particolare la sento vicina perché l'ho avvicinata come studioso. L'ho avvicinato come traduttore, certo. Non tanto come studioso, per cui è un po' una figura anche un po' anomala nel mio percorso, no, di traduttore, perché di solito io ho fatto molte traduzioni, come lei ha ricordato, e di solito queste traduzioni, specialmente di questi grandi monumenti, no, la Dickinson, Melville, Eliot, Pound, Stevens, no? Per me tradurre questi scrittori è stato sì un'impresa in qualche modo di ricreazione, no? Perché nella traduzione c'è un elemento, però anche un lavoro di studio, ho sempre affiancato, no? Questa è una cosa forse interessante anche per i giovani americanisti, che però forse non hanno bisogno nemmeno di saperlo, che uno può appunto avvicinare il lavoro filologico, il lavoro storico, che è quello dello studioso,
al lavoro poi del traduttore. In Italia molte hanno, insomma, sono persone che hanno fatto questo, però di solito non è così frequente, per cui molti i traduttori spesso anche di poesia sono appunto più sul lato della poesia, diciamo, che sul lato della... Quindi non sono poi tanti, forse quelli che hanno anche insegnato, lavorato all'università e che hanno anche fatto questo doppio lavoro. Mm-hmm. Per cui per me è sempre stato un modo di studiare, di approfondire e anche poi di sapere che cosa avrei insegnato, di imparare delle cose che poi ho cercato anche di... Per cui ho insegnato diverse volte a Emily Dickinson, per esempio, che ho tradotto a più riprese e che vedo dai riscontri editoriali, e vedo che forse la mia traduzione che è più diffusa in Italia è appunto questa edizione piuttosto corposa, commentata puntualmente delle poesie della Dickinson. Ma... che naturalmente è una scrittrice affascinante e di grandissimo, fin da quando la studiavo appunto alla Sapienza, passeggiando nei fori imperiali, poi parlandone a uno dei miei, al mio primo, credo, esame e unico esame di letteratura americana con la professoressa di allora, e che naturalmente non può non essere citata anche a proposito della Glick, no? La Glick è una scrittrice che inevitabilmente vive e scrive 100 anni dopo Emily Dickinson, che pubblica intorno al 1860, cioè pubblica, scrive nel 60, però come si sa le sue poesie rimasero inedite fino all'anno dopo, la morte, ma lei scrive 100 anni dopo, è evidente che non può non risentire di quel colosso che era la Dickinson e anche riprenderne alcuni... Ma insomma, però questo non vuol dire che lei sia una nuova Dickinson, no? Sì, infatti poi parleremo bene anche di questo aspetto, perché un grande classico che ovviamente tutti quelli che scrivono, come in Italia, tutti quelli che scrivono oggi non possono non aver letto appunto Leopardi o Ascoli, voglio dire, per cui sono delle tracce inevitabili. E, ecco, per cui però appunto il caso della Glick per me è una autrice su cui che io ho avvicinato solo come traduttore. Mm-hmm. E non ho scritto su di lei, salvo una breve postfazione alla prima traduzione che è uscita nel 2003, quella che lei ha ricordato, L'Iris Selvatico, e che è uno dei suoi libri sicuramente più significativi. Che appunto ho avuto un po' anche la fortuna di tradurre, perché poi gli incontri con i poeti contemporanei sono sempre dovuti a un po' al caso, un po' al passaparola, al fatto che uno si trova a parlare con degli amici che ti segnalano un certo libro. Nel caso del primo libro, L'Iris Selvatico, l'ho tradotto nel 2001-2002, perché in effetti era il mio anno sabbatico e degli amici che avevo incontrato in una residenza per scrittori, dove mi ero ritirato per un mese in Scozia. Quindi esistono questi posti fantastici, esistono davvero. Era l'unica volta in vita mia che ho fatto una cosa così, era veramente una specie di monastero, perché uno non poteva parlare con gli altri, non c'era comunicazione con l'esterno, era un po' strano. Però lì stavo traducendo, stavo curando un libro di Faulkner, William Faulkner, Zanzare, e traducendo il Beowulf di Seamus Heaney, nonché anche le lettere di Fitzgerald. In quel mese ho lavorato un sacco. E questo, visto che cito Seamus Heaney, che è questo poeta, grande poeta irlandese, scomparso una decina d'anni fa, è interessante perché anche Heaney ha avuto un Nobel, no? Per cui in effetti la Glück è stata la seconda volta che un autore con cui di cui mi ero occupato come traduttore, ma nel caso di Heaney anche un po' più come traduttore, ha avuto questo riconoscimento.
Appunto, allora, quando ero in questa residenza per studenti si parlava naturalmente per scrittori in Scozia, si chiama Hawthornden Castle. Abbiamo parlato insomma dei poeti e questo libro mi fu segnalato e poi qualche mese dopo questa piccola casa editrice mi chiese qualche suggerimento e io proposi, avevo letto il libro, naturalmente ne ero rimasto convinto. E allora iniziò questo lavoro. Mentre nel caso del secondo libro, Averno, no? Appunto questo ve lo dico perché insomma, è interessante fino a un certo punto, ma appunto sono sempre cose che avvengono un po' così. In questo caso in realtà è una casa editrice spagnola che si chiama Partenope, che è amica, cioè il proprietario della casa editrice è amico, che si chiama Rives, e che è l'autore della postfazione Averno, amico del proprietario della casa editrice Dante Descartes, appunto Rives, innamorato di Averno, ha proposto a Dante Descartes questa traduzione, a loro volta loro si sono rivolti all'editore per chiedere i diritti, e l'editore in questo momento, c'era una persona che lavorava lì, che era Lisa Halliday, che è un'autrice, una giovane donna americana, un po' come lei, Sara, che ha pubblicato un libro che ha avuto un certo successo, un romanzo che si chiama Asymmetry, cioè Asimmetria. Sì. Ecco, e questa Lisa, che era lì, è amica fra l'altro di Louise Glick, e ha lavorato presso l'agenzia che si occupa dei suoi diritti, Lisa ha detto, ah sì, però mi pare che 20 anni fa fosse stato, c'era Massimo Bacino, allora, per cui la casa editrice, cioè l'agenzia ha suggerito alla casa editrice napoletana spagnola di rivolgersi a me. Un lungo viaggio. Loro non mi conoscevano, avrebbero chiesto ad altri. Io naturalmente ho accettato volentieri Averno, infatti anch'io avevo subito un lutto in quel periodo, per cui l'idea di un libro che si chiamasse Averno, no, mi ha subito detto, beh, viene proprio a... ho scritto anche all'editore, che è un amico, l'editore della Glick, dicendo, ma sai, perché lei forse non gliel'avrei chiesto, sai se questo libro si riferisce forse, no? E lui mi ha detto, no, non mi risulta. Infatti poi, leggendolo, insomma, rileggendolo, diciamo, ho visto che in effetti, per quanto il titolo a noi italiani fa subito pensare all'aldilà, no? Al mondo, no? L'Ade, no? Certo. Gli spiriti così, e defunti. In realtà il libro non si parla sì di morte in questo libro, questo sì, però il libro, quello che c'è sullo sfondo è, tanto c'è proprio Averno come luogo, questo lago vicino a Napoli, e poi c'è, ritorno ad ogni tanto, più forse ad ogni tanto, il tema di Persefone, cioè il mito di Demetra, di Persefone, la madre che... la figlia che viene rapita, che poi viene portata nell'Averno, nell'Ade, dal marito, che sarebbe il re dell'Ade, no? Sì. E che poi la madre cerca e alla fine c'è un accordo per cui Persefone tornerà per 6 mesi all'anno. E per cui c'è questo mito sottostante. Però a questo punto è un'altra cosa interessante per i traduttori, perché noi leggiamo Averno e pensiamo, avendo avuto un minimo di formazione classica, no? Quasi tutti credo che quando sentono la parola Averno pensano all'Ade, no? Ai defunti. Invece in America questo non è così, nessuno sa che cosa sia Averno, no? È un riferimento che all'interno della cultura inglese o americana forse qualche dotto lo saprà, ma il pubblico non lo sa, per cui questo è di nuovo una piccola cosa che vedere come lo stesso senso di un titolo cambia completamente. Esatto. È chiaro che quando Joyce intitolò Ulisse o Ulysses, il suo famoso romanzo di cui fra poco celebreremo il centenario della pubblicazione, sì, si aspettava che tutti, credo, riconoscessero, che sapessero qualcosa di chi fosse questo Ulisse, no? Non è ignoto, dico, nemmeno nell'America profonda. Certo. Anche se una volta un amico americano, mi ricordo, gli dissi, parlai di Elena e lui mi disse,
mi disse: Elena, ma chi era questa Elena? Io dico: ma sai, Elena era la donna più bella del mondo, no? E lui dice: ma come si può sapere? Che allora non c'era la fotografia. Per cui non si può dare nulla per scontato, no. Devo dire. Però ecco, vabbè, mentre Ulisse, voglio dire, è una cosa abbastanza che sì, tutti certo. Possono vabbè, questo, ecco, allora torniamo appunto al fatto per dire che questi due piccole, io stesso come traduttore sono stato convocato specialmente per il secondo libro per il fatto che c'era un qualcuno sapeva che avevo tradotto l'altra raccolta, certo. Via, no? Per cui c'è un elemento di casualità. Per quanto questo riguarda proprio i temi che lei, che la poetessa tratta, noi appunto conosciamo solo queste due opere di cui ci ha parlato lei, e nell'Iris selvatico lei immagina che i fiori parlino ad un giardiniere, più o meno, insomma. E, mentre in Averno, come diceva lei, è tutto giocato sul rapporto un po' madre-figlia, ma lei ha già avuto modo di leggere altro di questa poetessa, quindi che cosa dobbiamo aspettarci? Quali sono i temi, se ce ne sono, di temi ricorrenti? Oppure spazia la sua poesia? No, Chiara, lei c'è un elemento dell'esperienza personale di una donna, no? Che nella formazione di una donna, la formazione di un poeta, e che per cui c'è anche una traccia autobiografica, diciamo, però è una traccia molto molto così manipolata, non è la parola giusta, però molto rielaborata, per cui quello che sembra insomma, quello che può sembrare essere una qualcosa che riguarda la prima persona non è necessariamente questo, cioè la persona, una famosa frase di Emily Dickinson: "The I is a supposed person", l'io in realtà è una persona inventata. E questo è vero, è molto vero della Grieg, che spesso tra l'altro dice delle cose che sembrano autobiografiche, parlano, non so, i miei figli, anche nell'Averno dice: i miei figli si preoccupano per me perché dicono che sto diventando vecchia, no? Qualcosa del genere. Ma lei non ha lei ha solo un figlio, no? Ah, ecco. Dice: le mie sorelle, mio fratello, ma lei non ha fratelli, no? Per cui c'è una specie di creazione di un racconto, c'è un elemento di narrazione che esula dall'autobiografico, però non, ciò non toglie che ci sia questa traccia della biografia, di quello che si vede, dell'esperienza personale e del rapporto col mondo naturale. Qui potrebbe essere appunto un elemento anche che ha a che fare con la Dickinson, ma che in generale ha a che fare col mondo americano. Ora è vero che la poesia della natura, voglio dire, naturalmente nasce col romanticismo inglese soprattutto, sì. No? Per cui non è certo una novità, però mi pare che in America il rapporto con la natura ha un'intensità molto particolare, dovuta alle origini della società americana, che nasce in questo paese in fondo inesplorato, no? In un tutto da scoprire, dove la natura è percepita come un'interlocutrice piena di simboli, anche come una minaccia, no? Perché contiene dei pericoli. Mm-hmm. E allora è anche perché la cultura americana naturalmente è una cultura protestante, e fa parte del protestantesimo l'importanza assegnata alla ricerca dell'io e all'interno dell'io. Per cui l'individuo deve lui stesso cercare di darsi ragione del mondo e di Dio, guardando quello che vede del mondo e cercando i segni, i segni, i significati che questo mondo gli comunica personalmente, no? Mentre nella cultura cattolica nostra la ricerca del senso dell'universo, della vita, viene spesso affidata a delle istituzioni, no? Per cui il cattolicesimo, per esempio, insegna ai bambini qual è il ruolo del il significato della vita e così via, no? E la gente non si sente questa necessità un po' angosciosa di trovare una via, di trovare una risposta, no? Questa angoscia, questa ricerca così acuta, spericolata,
che è quella che troviamo appunto in questi grandissimi scrittori come Emily Dickinson o Walt Whitman, no? È una ricerca personale, no? E troviamo, cioè, mi pare che sia una cosa ricorrente che caratterizzi abbastanza la cultura e la poesia americana. E, insomma, anche pensata a un poeta come T.S. Eliot, no? Dove c'è questo elemento religioso, no? Così importante, ma anche quell'altro grandissimo poeta americano che è Robert Frost, che è un poeta molto ambiguo, molto, molto oscuro, no? Oscuro nel senso che è chiarissimo, però apparentemente è chiarissimo, però molto, che ha un elemento di, appunto, di dubbio, di angoscia esistenziale, che insomma che esprime in una maniera memorabile nelle sue poesie, che peraltro sono famosissime, no? Perché Frost praticamente in America, non so quello che pascoli è da noi, ma invece no, cioè, poi la questione è che naturalmente la poesia per quei motivi che dicevo prima non ha di solito una grande fortuna all'estero, salvo casi eccezionali quando il poeta è anche un po' un personaggio, no? E pensate a Sam Pound, per esempio, o a Sylvia Plath, o a Allen Ginsberg. Infatti in Italia le librerie sono colme di libri dei poeti beat, dei poeti della generazione beat, che non è, oramai oggi siamo molto lontani, siamo 50 anni, 60 anni dopo, però ancora sono fra i poeti stranieri più letti in Italia, perché sono un po' dei personaggi, rappresentano una cultura. Non necessariamente sono dei grandi poeti, no? Per cui, invece appunto Robert Frost lo cita Benigni in un film che si chiama Down by Law, un film di Jim Jarmusch che forse qualcuno ricorda, credo una trentina d'anni fa, e mi pare c'è una scena in una prigione dove lui a questi altri ergastolani si mette a dire due strade, comunque sono due strade, o cerca con suo inglese, no? Two roads diverged in a wood, no? C'erano due strade nel bosco. Questi lo guardano e dicono, ma chi è questo pazzo? Però appunto in Italia questo vuol dire, è sempre interessante dal punto di vista così della fortuna, della fortuna e sfortuna della poesia. Comunque no, io ho curato, mi pare negli anni 80, verso il 90, un'antologia di Robert Frost, che però poi dal 2000 in poi non è più stata ristampata per motivi di diritti. Ah. Ecco, allora, però per tornare a questo, allora, diciamo, in Gluck è questo rapporto intenso con la natura, sicuramente c'è tutta la più presente. Però insomma, forse potremmo anche vedere un suo testo. Sì, certo, magari volentieri, certo. Cioè, si troverà, perché lei poi ha vissuto anche, lei è cioè, una cosa da dire subito, che lei è nata vicino a New York, o vicino a New York, no? Mm-hmm. Per cui è molto una scrittrice urbana, nel senso una che viene dalla città, una che si molto, non è una poesia idillica della natura, no? È una persona dei nostri giorni, no? Completamente calata nel nostro mondo, anche se poi i riferimenti a quello che avviene quotidianamente credo che non li troviamo nella sua opera. Anche non c'è una, non sembra esserci una caratteristica di carattere sociale, politico, no? La sua poesia viaggia un po' su altri, in un'altra dimensione, no? Non è così impegnata nel denunciare, no? Cioè, non c'è mai una morale facile da trarre dalle sue. Questo è anche interessante perché in America c'è poi una tendenza, naturalmente, che si chiama la poesia confessionale. Ma anche, sì, infatti, se viene sempre, diciamo, c'è sempre questo grosso dibattito su di lei, no? Se sia o meno una poetessa, un poeta confessionale, se sia, però ci ha già risposto, insomma, lei su questo, facendo appunto le similitudini con gli altri poeti. Però in questi ultimi giorni ho letto delle cose e vedo che viene spesso accostata ai confessionali, a Sylvia Plath, quindi no, appunto, quello che dicevo è che
nella poesia c'è anche una tendenza a presentare, in una certa poesia confessionale, che oggi non si potrebbe più usare, ma c'è una poesia di carattere più viscerale, anche scritta specialmente da donne, ma anche dove si parla di traumi, no? Certo. Di rapporti violenti, di violenze, di molestie, no? Di incesti, no? Cose di questo tipo. E naturalmente si può, l'idea è che si presenta questi fatti tragici e drammatici come un esempio di una condizione che, no? Su cui tutti dobbiamo riflettere, no? C'è un elemento, insomma, di denuncia di carattere, sì, politico, no? E questo non è quello che avviene in lei. Le cose che lei presenta, in fondo, non ci sbatte in faccia le sue, perché lei, per esempio, la lui si sa, questo lei stessa lo dice, che da adolescente ha avuto un periodo di anoressia, ha scoperto di una anoressia che l'ha portata, no, è stata molto in forma grave di anoressia, e lei apparteneva a una famiglia privilegiata, benestante, dove ha avuto tutte le lezioni, la cultura, no, l'educazione migliore, no, fin da bambina è stata incoraggiata dai genitori a scrivere, a fare musica, a dipingere, credo anche, no? Però ha avuto questa cosa, e poi lei dice in un suo scritto che i genitori non hanno insomma, sono stati spettatori di questa cosa, e poi hanno aspettato che lei stessa chiedesse di vedere un analista. Ah. E quando lei stessa ha espresso questo desiderio di curarsi, e dice che poi ha avuto molta fortuna nell'analista con cui ha lavorato, e in effetti poi ha superato questo elemento. Allora, questo elemento dell'anoressia ritorna anche in Averno, mi pare che ci sia una specie di spiegazione di tipo psicanalitico, perché lei ha in effetti una sorella, e allora c'è un'allusione al famoso giudizio di Salomone. Il giudizio di Salomone, quando le due presunte mamme portano il bambino che litigano dicendo è il mio, e Salomone dice tagliato la metà, e così uno dei due ne avrà la sua metà. E allora la madre vera naturalmente rinuncia. In questo modo Salomone riconosce la madre vera. E praticamente mi pare che in questa poesia che troviamo in Averno, che in qualche modo allude a questa cosa, si suggerisce che l'anoressia è per dichiarare, morire per dichiarare e privilegiare il proprio amore per la madre. Ora sto dicendo un po' grossolanamente, ma nella poesia questo emerge. Per cui, voglio dire, ci sono questi elementi autobiografici, ma vengono tutti molto decantati, no? E sì, la poesia della Grieg è caratterizzata dal fatto che appunto è molto decantata, è molto purificata in qualche modo, ma anche è molto semplice anche, per cui le parole sono semplicissime, che in realtà la traduzione non è nemmeno necessaria. Ci voleva far vedere un testo, professore? Sì. Ecco, no, recentemente io adesso, dopo aver tolto questi due libri, tradurrò forse l'ultima raccolta, che si chiama Faithful and Virtuous Night, che si tradurrà probabilmente Notte fedele e virtuosa. Mm-hmm. E poi una mia amica mi ha detto, ah, ma ho visto che è una citazione da Shakespeare. In realtà non è una citazione da Shakespeare, credo che se lo sia inventato questo Notte fedele e virtuosa. E guardavo una poesia verso l'inizio, che si chiama The Past, il passato, e che ora facciamo. Quindi per noi è un'anticipazione questa. Sì. Ecco, vediamo un po', no, così tanto per vedere come lei costruisce, certo, una poesia. Ok. Ecco, si vede bene? Si vede, sì, se riesce a ingrandire un pochino lo schermo. Così? Ok, sì. E allora io l'inglese ce l'ho sotto gli occhi, l'inglese comincia, the past, dunque il passato. Adesso l'altro mi viene in mente questo titolo, che all'interno della poesia non emergerebbe.
e la prima in inglese è Small light in the sky appearing suddenly between two pine boughs. Their fine needles now etched onto the radiant surface and above this high feathery heaven. Smell the air. E così via. E, allora, naturalmente questo è solo un abbozzo di traduzione, no? Sì, sì, grazie per averla condivisa. Allora, piccola luce nel cielo che appare a un tratto fra due rami di pino. Mm-hmm. I loro aghi sottili, ora incisi sulla superficie abbagliante, e sopra questa, alto, piumoso, il cielo. Cioè, è la descrizione di un... di una cosa vista, no? Certo. Molto, no? Non c'è... Però ecco, mi fa venire in mente questa cosa di cui appunto leggevo in questi giorni, del fatto che lei utilizza in modo così attento le parole, no? Perché poi la poesia alla fine è questo, cioè è scelta di poche parole che evochino un'immagine. Lei ci riesce in un modo veramente semplice, sì, ma straordinario, no? Perché arriva subito questa immagine. Ci sono questi spazi, no? Sì. Che cioè nella poesia, la poesia è fatta di parole, ma la cosa strana appunto è che la poesia si differenzia dalla prosa perché la riga non arriva fino al margine destro, ma si ferma prima, no? Di solito. Per cui una poesia come questa, come poi tutta la poesia del Novecento, in gran parte, dove non c'è rima, non c'è, no? Mm-hmm. Il lavoro del poeta sta nel segmentare in modo da creare delle anticipazioni, delle ambiguità, no? Certo. Per cui spesso la capo, no? Cade dove c'è un... proprio dove uno si aspetta subito che appare, piccola luce nel cielo che appare, no? Appearing. E poi suddenly, no? In inglese c'è suddenly che non, io ho tolto a un tratto, ora si potrebbe dire improvvisamente, no? Certo. E, per cui c'è proprio i loro aghi sottili e qui addirittura non c'è solo una capo, c'è anche uno spazio bianco. E un'altra cosa su cui lei gioca, se qualcuno va a vedere le poesie di Emily Dickinson, vedrà che lei stessa ama, lei sempre le divide in quartine, no? Quasi sempre sono divise in quartine le poesie della Dickinson, e nei momenti più intensi lei spezza proprio con quelli dove la frase è spezzata non solo fra un verso e l'altro, ma fra due quartine, no? Si chiamano enchantement, no? Queste cose quando uno spezza una frase. appunto è ancora più forte l'effetto quando c'è non solo l'enchantement fra verso e verso, ma l'enchantement fra strofa e strofa, no? Perché possiamo parlare di strofa, no? In qualche modo. Per cui abbiamo una, no, semplicemente lei che sta guardando, no? Anche se poi odora l'aria. Quello è l'odore del pino bianco, più intenso quando il vento vi soffia in mezzo, e il suono che fa altrettanto strano, come il suono del vento in un film. allora lei qui ci sta, a chi sta parlando? Appunto per una poesia si può sempre dire chi parla, è lei che parla, ma a chi parla? Sta parlando a se stessa, parlando al lettore, stiamo entrando, no, in una situazione mentale, no, in una condizione di ascolto, no, di anche sensazione, no? Odora l'aria. Qualcuno mi ha detto che leggendo, dice, ma qui c'è probabilmente qualcosa di un po' zen in questa poesia. Quello è l'odore del pino bianco, più intenso quando il vento vi soffia in mezzo, e il suono che fa altrettanto strano come il suono del vento in un film. E qui il riferimento al film che sembrerebbe, appunto noi pensavamo, se non conosciamo la Glick o non conosciamo l'America, pensavamo di essere in una, no? In una campagna dove tutto rientra in un contesto naturale, no?
no? Invece il paragone a una cosa, no? Il vento in un film è un paragone molto appunto di una scrittrice, come ho detto prima, urbana, no? Urbana nel senso qualcuno che conosce tutti gli elementi della nostra cultura contemporanea, no? Li usa, li avvicina anche... Ti dà subito la contemporaneità, adesso ti riporta subito al contemporaneo, no? Sì. E questo anche per svegliarci, no? Per riportarci, questo quella è una similitudine, no? Come il suono del vento in un film. Ombre mosse, le corde che fanno il suono che fanno. Quel che senti ora sarà il suono dell'usignolo, cordata, l'uccello maschio che corteggia la femmina. Allora, cosa succede qua? Tanto l'usignolo credo che non ci sia in America. C'è una famosa poesia di Wallace Stevens sull'usignolo che in realtà c'è e non c'è, perché tutti i poeti naturalmente inglesi in lingua inglese conoscono la celeberrima Ode to the Night, Ode to the Nightingale, to a Nightingale di John Keats, no? Il nostro poeta quasi un po' romano perché sepolto a Roma. Però in America l'usignolo credo che sia un assente. Allora, comunque quel che senti ora sarà il suono dell'usignolo, ma non era il vento prima. Mm. E poi cos'è quella parola? Allora, quella parola cordata. Sì. Allora, uno così, io non sono un entomologo, no, non ho un esperto di un bird watcher, come si dice in inglese, no. Per cui ho pensato, ma cordata sarà qualche cosa che ha a che fare con l'usignolo, no? Sì. Invece se si va a cercare, si scopre che i cordata sono i cordati, è un genere del regno animale che comprende praticamente tutti gli animali che hanno la spina dorsale, a cominciare dagli anfiossi, che sono credo fra le creature che risalgono a milioni di anni fa, fino a lei, per esempio, Sara, no? Anche lei è un cordato. Ecco, bene. Buono, oggi lo apprendo. Quindi. Allora, vedi lì è un po' un pugno nell'occhio quella parola, no? Anche questa è un po' come il film. L'usignolo, fra l'altro, cord in inglese naturalmente fa pensare, perché c'era i ropes, le corde. Ecco, in italiano quello è un po' strano, perché in inglese c'è scritto the ropes making the sound they make, e invece naturalmente in italiano le corde, si potrebbe dire le funi, però le corde porta il cordata, che è abbastanza divertente, perché in inglese cord con la ch inevitabilmente ricorda la parola cord, che è l'accordo, mentre C-O-R-D è la corda. C-H-O-R-D in inglese, cord, è l'accordo che si fa sul pianoforte, sulla chitarra, no? Mm-hmm. Per cui è quasi una cosa fortunata che in italiano ci siano... In italiano c'è anche l'assonanza, diciamo, con corde vocali, quindi con i suoni. Sì. Allora, l'uccello maschio protegge la femmina, e questo, va bene, lo sappiamo che di solito... Questa sarà una cosa vera che ha a che fare con il canto dell'usignolo, no? E per cui c'è sempre, ci fa sentire delle cose che ci sono e magari non ci sono, e poi ci infila questo riferimento, un riferimento, non so, appunto comunque un film adesso, a questi, al fatto dei cordati, no? E appunto a varie magari implicazioni, come diciamo. Dopodiché le corde, the ropes shift, le corde si spostano, la manca dondola nel vento, legata sicuramente fra due pini. Qui scopriamo che le corde che abbiamo incontrato qualche verso prima sono le corde di una manca, per cui la persona che parla sta coricata su una manca e sta guardando queste luci nel cielo, sta ascoltando questo canto, magari non lo ascolta, comunque ascolta il vento, no? Certo. Odora l'aria, quello è l'odore del pino bianco. E qui ritorno. Cos'è questo pino bianco? Vabbè, però è la voce di mia madre che senti, o è solo il suono che fanno gli alberi quando l'aria vi passa in mezzo? Perché che suono farebbe passando fra niente? Bella.
Because what sound would it make passing through nothing? Ecco lì, adesso vedendo, perché io l'ho appena tradotta, perché io non ci ho nemmeno pensato a questa poesia, è chiaro che qui viene fuori la ragione del titolo, no? The past, il passato, per cui it is my mother's voice you hear, or is it only the sound the trees make when the air passes through them? Because what sound would it make passing through nothing? Certo. E una cosa che non avevo fatto è che nell'originale questo verso odora l'aria, smell the air, this is the smell of the white pine, è in corsivo ed è una ripetizione di quello che c'era prima, odora l'aria, no? Dove sembrava una cosa, invece qui viene ripetuto come ripetuto il corsivo. Non so, invita un'ulteriore riflessione che poi porta a questa conclusione e poi c'è questo questa domanda conclusiva, perché lei dice che le piace non, scoprire che le poesie non concludono, che non devono, non deve esserci una facile risoluzione, no? Però è chiaro che questo fermarsi alle soglie del niente, a questo suono che c'è, che non c'è, che però qui appunto, qui vediamo un po' come lei, un testo, in fondo è un testo, è un bel testo, è un testo esemplare su cui abbiamo appena così. Ci sono anche un po' tutti i temi di cui ci diceva, quindi anche il rapporto con la madre, la natura, insomma. Sì. È molto significativo come testo, sì. E poi quello che importa naturalmente è come lei scrive, cioè lei scrive con queste parole in questa lingua americana. Questa è appunto una cosa caratteristica in generale, quasi sempre, della cultura americana, che l'americano, l'inglese americano è un inglese molto piano, è un inglese che parlano tutti, è un inglese in qualche modo democratico, no? Questo è molto, si sente molto qui, perché sono delle parole che non attirano, sono molto spoglie, non attirano attenzione su di sé, facendo così delle, no, delle capriole, no, delle, non sono delle, non, se, non, è, non è una poesia che seduce, è una poesia molto serena, molto, no? Sì, però alla fine lascia il segno, no? Cioè, ti fa riflettere. Certo, proprio per quello, proprio in questa sua apparente semplicità, sì, questo uso di mezzi semplicissimi, però fatti con una, no, con grande maestria, no? Per cui si crea poi un'opera sulla quale noi possiamo tornare e che ci lascia un segno, come dice lei, Sara, e che ci dice delle cose. Per cui tutto questo spiega la... Lei è veramente una scrittrice eccellente, che mi sembra che quasi incute timore, perché non sbaglia mai un colpo, cioè non ci sono, mi pare, poesie meno riuscite, ha sempre una mano molto sicura, ma allo stesso tempo non è quella sicurezza che poi porta al, no, che porta così alla non so, a un eccesso, no? a una superproduzione, no? È anche sempre molto concisa, no? È molto concisa. D'altra parte, però, è una poesia che richiede attenzione, noi ce l'abbiamo, perché non di rado lei, bisogna dire che tutte le sue raccolte sono sì delle raccolte di poesie, ma sono anche un po' dei poemi, per cui non si può leggere una poesia da sola, bisogna anche leggerla nel contesto. Questa, per esempio, è la terza o quarta poesia, anzi è la terza, sì, della raccolta Faithful and Virtuous Night. E chiaramente se avessimo letto le prime due poesie già la cosa sarebbe diversa, no? Perché bisogna collocarla poi. Per cui lei è capace di scrivere sia dei testi abbastanza concentrati come questo, ma allo stesso tempo scrivere testi, sono esempio diverse cose in Averno, dei testi lunghi, divisi in tante parti, tante strofe brevi, in parte brevi, per cui ha anche una grande capacità di mantenere questa attenzione, questa intensità
su delle volte anche una decina di pagine, no? E per cui c'è tutto un lavoro di avvicinamento che noi facciamo, a cui lei ci invita, no? a seguire, no? Certo. Ecco, per cui è una poetessa sia della concentrazione sia anche della continuità, no? È sempre mantenuta questo alto livello, che però è un alto livello che non è prezioso, non è, no? È sempre, c'è sempre una resa dei conti col lettore, c'è un'efficacia, c'è sempre una prova, però ci vuole naturalmente attenzione, per cui anche per me il processo di avvicinarla, di tradurla, è un processo non concluso, è un processo che è andato avanti anche dopo la traduzione. Mi sembra adesso, appunto, ci stavamo pensando noi due, e mi sono piaciute anche le sue osservazioni, Sara, e così sarò più pronto poi a dare questa traduzione. Non vorrei essere nei suoi panni o nei panni di un traduttore in generale, perché credo che sia veramente un lavoro molto difficile, perché bisogna entrare poi, insomma, nell'opera di un'altra persona, poi uno ci ripensa, mille cambiamenti, quindi intanto noi la ringraziamo, la lasciamo lavorare in tutta tranquillità, ed è stato veramente bello questo suo momento di condivisione con noi, che per noi è anche un'anticipazione. L'ultimissima domanda che le faccio, l'abbiamo fatta a tutti gli intervistati, molto più veloce, più, se vogliamo, anche più personale. Abbiamo chiesto a tutti di indicarci qual è il romanzo americano al quale, diciamo, lei si sente più legato, che comunque sente di consigliare a chi ci sta ascoltando, che vuole avvicinarsi alla letteratura americana. Ma guarda, lo so che è difficile. La domanda dell'isola deserta. È chiaro, su un'isola deserta uno dovrebbe portarsi probabilmente Moby Dick, perché sì, è un quel romanzo enciclopedico dove c'è tutto il mondo e uno non lo esaurirà mai, no? Per cui poi, però, non so, un giovane di cosa potrebbe affascinare un giovane? Io mi sono occupato abbastanza di Ernest Hemingway, no? E uno scrittore che poi non è tanto, che è spesso considerato da chi non lo conosce uno scrittore così per il grande pubblico, uno scrittore un po' scontato, troppo popolare, no? Invece pochi sanno che in realtà lui è veramente un poeta della narrazione, per cui certo. Forse dire a un giovane, non più che un romanzo, suggerirei i famosi 49 racconti di Hemingway, che sono veramente un capolavoro, diciamo, della poesia americana, no? E che sono una grande, presentano molto anche questo rapporto con la natura, ma soprattutto anche questa angoscia e la felicità dell'essere americani, del vivere in America, del vivere poi nel mondo, perché è uno che spazia naturalmente dall'Africa alla Spagna, all'Italia, no? E c'è molta Italia anche in Hemingway, anche per questo ci sono anche altri scrittori che al Centro Studi Americani sono popolarissimi, in un certo senso come Henry James, no? Che hanno avuto così. Però in Hemingway, l'Italia di Hemingway, anche se ormai è vecchia di 100 anni, è un'Italia forse più vicina a noi. Per cui, ecco, credo che non sbaglierebbero ripensare alla poesia di Hemingway. Wallace Stevens, quando gli chiesero chi possiamo nominare come professore di poesia all'Università di Harvard, dice: ma io nominerei Hemingway. Una scelta molto strana, perché poi Wallace Stevens è un poeta apparentemente così molto cerebrale, no? Così, e Hemingway sembra tutto il contrario, perché era uno che dava di pugni, no? Che faceva appunto la box, il tennis, compound. Eppure Stevens disse: facciamo Hemingway. E se uno legge questi racconti del giovane Hemingway parigino, veramente forse capirebbe perché. Bene, allora noi li andiamo subito a recuperare e quindi grazie professore, è stato veramente interessante, quindi speriamo che lo sia anche per chi ci ascolta, e vi diamo, insomma, appuntamento al prossimo incontro con la letteratura americana. Arrivederci. Arrivederci professore. Buon lavoro, buon lavoro. Grazie.